Onorevole Raffaele Volpi, che cosa si aspetta da questo congresso? Il rilancio del movimento, lo spirito dei militanti che ritorna a essere protagonista in una battaglia storica che è quella della libertà del Nord. Indubbiamente con le difficoltà che abbiamo passato c'è la voglia di ricominciare, ripartire in maniera forte, decisa, determinata sui nostri temi storici e inserendoci ovviamente i temi che sono all'attualità. Onorevole Fedriga, che cosa le è piaciuto di più del discorso di Maroni? Beh, diciamo che è guardare avanti con una Lega che non dimentica il passato ma riesce a guardare il futuro con un rinnovato spirito e una rinnovata forza per le battaglie della Lega. Il passaggio fondamentale è stato quello della concretezza. Forse nel passato abbiamo messo molto il cuore ma abbiamo portato poco a casa, non per fattori che dipendevano solo da noi ma anche dal fatto che, come ha detto giustamente Maroni, 2/3 del Parlamento e 2/3 dei rappresentanti nel Paese arrivano dal centro-sud. Invece dobbiamo ripartire, dare cose concrete e dare una risposta a tutti quei cittadini del nord che vivono una questione drammatica, prima fra tutti ad esempio la questione degli esodati. Prima il nord, come dice lo sfondo a questo congresso, e quindi la questione settentrionale torna al centro del programma della Lega. La Lega riparte, non c'è dubbio, la Lega riparte, riparte da un momento che fa parte della nostra liturgia che avevamo un po' dimenticato, e quindi riparte da un congresso. Il congresso è interessante perché si sta discutendo finalmente di politica, vedo che non ci sono state polemiche, fino a qua si sta discutendo di idee, di mozioni, di propositi, e io credo che quando si parla di queste cose noi torniamo a riaffermare i nostri principi che sono ancora tutti validi, quindi trovo che sia un fino a qua congresso positivo e mi auguro che si concluda in migliore dei modi. Un altro pezzo di storia qui a Milano per questo congresso, atteso da 10 anni, Roberto Maroni è il nuovo segretario della Lega Nord, lei è stata una delle protagoniste di questa rivoluzione, di questo cambiamento all'interno della Lega. Sì, sono stati 2 giorni intensi, 2 giorni, oggi una giornata più emozionante, sia per quanto riguarda Umberto Bossi e sia per quanto riguarda l'elezione di Roberto Maroni. Aspettavamo questo cambiamento da tanto tempo e adesso ci siamo. Un cambiamento, che cos'è che vuol dire cambiamento? Vuol dire che tra un'ora dovremo rimboccarci le maniche e lavorare ancora di più, perché dobbiamo veramente raggiungere quello che abbiamo perso fino adesso. Non è stato il simbolo a sbagliare, sono stati gli uomini. Vediamo di riportare il simbolo della Lega Nord come era poco tempo fa. Che cosa le è piaciuto di più del discorso di Maroni? Ma sicuramente i punti, la linea, il rilancio appunto della battaglia per il nord, prima il nord, questo slogan, la questione settentrionale, ma soprattutto essere vicini ai territori, ai sindaci, alle comunità locali, quindi il patto di stabilità, meno pressione fiscale, vicino alle nostre aziende e alle attività produttive. Credo che queste sono da sempre le cose che ci chiedono e sono le cose su cui bisogna ripartire, non bisogna mollare sicuramente. Dopo le questioni giudiziarie degli ultimi mesi, oggi da che cosa bisogna ripartire? Ma diciamo che la Lega oggi più che ripartire ha trovato un nuovo slancio, le idee buone, ottime da proporre alla gente le ha illustrate il segretario Maroni, credo che siano idee giuste, condivisibili e sacrosante, credo che da questo punto di vista sarà facile per noi sostenerne la bontà di fronte agli elettori, ma soprattutto far capire che sono idee che se attuate portano vantaggio all'interesse collettivo del Nord. Che cosa le è piaciuto di più dal discorso di Maroni? La praticità, il pragmatismo, un discorso molto concreto, un discorso che ha aperto nuovi orizzonti. Ecco, la Lega aveva bisogno di aprire le finestre per far entrare nuove idee, per far entrare aria fresca e per cercare di capire, guardando fuori, le reali esigenze del Paese che non sono affrontate da questo governo.